Bene, buona giornata cari amici e benvenuti a questa puntata di oggi 2 ottobre 2023 della rassegna stampa odierna alla trasmissione Dentro la Notizia. Staremo come sempre insieme dalle ore 7.30 alle ore 8 con la lettura dei giornali odierni, sottolineando le notizie più importanti internazionali, nazionali e naturalmente locali, pubblicate in particolare dai quotidiani Corriere della Sera, Il Giornale, Il Secolo di Genova, Repubblica Nazionale, Repubblica Il Lavoro di Genova e per quanto riguarda lo sport vedremo il Corriere dello Sport. In regia ricordo che questa mattina opera Mario Savini, che ringrazio, e poi come sempre dalle 8 in poi avremo due ospiti per commentare insieme queste notizie dei giornali appunto quotidiani di oggi. Allora partiamo subito col Corriere della Sera, che apre con salta la detassazione, vedete qui, ecco, salta la detassazione delle tredicesime, migranti, Crosetti e Tajani contro Berlino, quindi c'è un po' di maretta. C'è un commento di Giulio Tremonti che dice: un grande complotto? No, è un grande debito. A centro pagina, al Corriere della Sera, invece, vedete, parla di timori per gli aiuti a Kiev. Perché? Perché l'Europa è preoccupata per i voti del leader filorusso in Slovacchia. Biden rassicura, ci sarà un nuovo accordo. Però intanto Robert Fico vince in Slovacchia, è un socialista, e dice: Ucraina non è prioritaria? USA zero fonti a Zelensky, quindi c'è un po' di problemi, ecco, per quanto riguarda questa vittoria in Slovacchia di Robert Fico, un personaggio abbastanza discusso e comunque ha ottenuto un buon successo elettorale. Di spalla sulla destra vediamo un articolo drammatico in Spagna: ennesima strage in discoteca. E poi il titolo dice: l'ultimo audio tra le fiamme alla madre, ti voglio tanto bene, ti amo, sto morendo. È un dramma. A centro pagina si parla di un argomento, possiamo così dire, leggero, un'intervista a Tiziano Ferro che divorzia dopo 7 anni e dice: il divorzio dopo 7 anni per salvare i miei figli. All'interno del Corriere della Sera, seconda e terza pagina naturalmente, si parla di questo Robert Fico, filorusso, che ha riconquistato la capitale Bratislava e dice, senza mezzi termini, uscendo un po' dal coro europeo, Kiev non è una priorità. Oggi avrà l'incarico, l'ex premier populista deve trovare i voti in Parlamento. Però, voglio dire, è un momento particolare anche quindi per l'Unione Europea. Sempre per quanto riguarda, c'è un commento del PD Brando Benifei: questa vittoria di Fico è una brutta notizia, pronti ad espellerlo dai socialisti dell'Unione Europea. Carlo Finanza di Forza Italia dice, no, di Fratelli d'Italia: è ora di riflettere sul malessere che sta crescendo nei paesi dell'Est. Giriamo ancora pagina, sempre Corriere della Sera, parliamo di America, Stati Uniti, il Congresso evita la paralisi, ma saltano anche in questo caso i fondi Ucraina. Biden rassicura: non la abbandoniamo. Intanto, per non bloccare le spese federali, aiuti ostaggio dei trampiani, quindi anche Trump in questo momento dice la sua. Ancora giriamo pagina sul Corriere della Sera,
c'è il primo piano dedicato alla Premier Meloni e dice il titolo: Meloni e gli avvertimenti a Salvini. Se salta il tavolo si va a votare. Beh, è la prima volta che la Premier Meloni parla di eventuali elezioni anticipate. A Palazzo Chigi nessun timore sui tecnici, irritazione per gli strappi del leader leghista. Quindi c'è un po' animaretta, c'è un po' animaretta nella, diciamo, nella maggioranza. Tremonti ancora dice: non c'è un grande complotto, c'è però un debito grande dopo anni di finanza scriteriata. Tremonti dice ancora: siamo alla fine di un ciclo, bisogna tenere gli occhi aperti. Vediamo ancora una pagina interna del Corriere della Sera, si parla di immigrazione, il ministro Crosetto attacca, Scholz geniale, blocca i migranti, ma qui li agevola. E Tajani di rincalzo: non devono mandarli in Italia. E poi c'è una tabella, che la vediamo insieme, dove si fa il confronto degli sbarchi, che nel 2021 sono stati 46.000, nel 2022 71.000 e nel 2023, per quanto riguarda i primi 7 mesi, 133.000, quindi è un'escalation continua. Passiamo a un altro giornale, e proprio, diciamo, al giornale che chiaramente è schierato con la maggioranza, col governo. Allora, torna la giustizia militante, apre il giornale, i segreti della toga pro ONG. La magistrata che ha respinto il decreto e messo in libertà i migranti sui social chiedeva la sfiducia per Salvini e le frontiere europee aperte. Poi c'è un reportage esclusivo a centropagina: nel Mediterraneo a caccia di scafisti, e sul barchino spuntano anche dei macete. Questo lo scrive Fausto Biloslavo, che chiaramente potrebbe essere, anzi è sicuramente uno pseudonimo, a centropagina sul giornale. A fondo pagina invece si parla di conflitto ucraino, occhio, mezza UE, quindi mezza Europa, è stanca di aiutare Kiev. La vittoria del filo russo Fico in Slovacchia e i dubbi di Ungheria e Polonia. E questa è un'altra notizia sicuramente che campeggia un po' su tutti i giornali di oggi. Apriamo il giornale, passiamo a pagina 2 e a pagina 3. Allarme migrazione, il fattore giudiziario. Firme anti Salvini e post pro migranti. Ecco chi è la giudice che sfida il governo. Ancora dritte all'indagato della toga rossa, così Siriani tentò di salvare Lucano. Quindi si torna indietro nel tempo. Ancora pagine dedicate alla migrazione. Crosetto accusa Scholz sui migranti, il ministro della difesa contro il cancelliere tedesco, un genio blocca i confini e li manda da noi. Riparte lo scontro tra Roma e Berlino e da Palazzo Chigi filtra profonda irritazione. Poi c'è la stoccata cosiddetta di Tajani, linea dura, così non va bene. Questa non è solidarietà europea. A fondo pagina, pagina 4, sempre il giornale, la Germania adesso esplode. Siamo invasi. Sindaci, CDU e opinione pubblica si ribellano. Basta finanziare le ONG a loro capriccio. Quindi si punta molto sul quotidiano Il Giornale di oggi, proprio sul problema
immigrazione. Andiamo ancora avanti, vediamo di cosa si parla nelle pagine centrali. Ancora intervista a Tajani, poi si parla dei piani di Forza Italia. Forza Italia del dopo Berlusconi dice basta correnti e quattro vice segretari. Passa il documento al Consiglio nazionale, Tajani sarà il candidato unitario. E poi la proposta che sicuramente farà molto molto discutere. Intitoliamo il ponte a Berlusconi e chiaramente si riferiscono al ponte di Messina. Passiamo dopo il giornale a questo punto a Repubblica. Vediamo Repubblica Nazionale come apre. Qui si parla di legge di bilancio. Legge di bilancio caccia a 10 miliardi, che non sono bazzeccole. Sono quelli che ancora mancano per coprire la manovra. Non bastano i tagli ai ministeri, sempre meno soldi alla sanità, e questo è veramente grave. Ansia per il giudizio delle agenzie di rating sul debito. Il ministro Giorgetti, se hanno letto la NADEF senza pregiudizi, siamo tranquilli. Poi parte il famoso carrello antinflazione, ma il risparmio a ben vedere poi è di pochi centesimi, quindi per così dire sostiene Repubblica inutile. Poi ancora al centro c'è invece un articolo dal titolo di Brunella Giovara, spade e molo, la faida tra i SIC. Poi ancora più in basso si parla naturalmente di spettacolo, Villaggio Fantozzi, l'Italia si ritrova tra Filini e Frittatone, un articolo di Luca Baccolini. Di spalla diverse notizie, vediamo la prima, la Slovacchia che in questo caso si consegna al filo russo Fico, imbarazzo nel PSE, nel Partito Socialista Europeo. Poi ci parla del piano dei serbi per conquistare il Kosovo del nord, quindi si accende la miccia anche in Kosovo, in Serbia. Ancora Erevan ora trema, l'Azerbaigian ci invaderà, quindi c'è sempre paura degli azeri e via di seguito. E poi una notizia, diciamo politico, ma sul rosa, la pazza idea di Meghan, senatrice in USA. Questa è la prima pagina di Repubblica. In seconda pagina, sempre su Repubblica, vediamo che si fa una grossa inchiesta curata da Valentina Conte. Tagli, pensioni, bonus, mancano 10 miliardi per chiudere la manovra. Nella NADEF quattro profili di rischio per i conti del prossimo anno: petrolio, euro forte, spread e indebolimento del commercio mondiale. Il PIL può scendere ancora sino a 4 decimi. Giorgetti, sempre a pagina 3 di Repubblica, intervista il retroscena. Lo spettro è il rating. Giorgetti, i numeri rassicureranno mercati e agenzie. Andiamo ancora avanti. SOS Economia, siamo sempre su Repubblica. Sempre meno soldi alla sanità. Prestazioni in calo anche al nord. Sulle previsioni del governo, la spesa in rapporto del PIL è destinata a scendere ancora. Siamo al 6%, Francia e Germania al 10%, stangata anche per le regioni più efficienti, dove ormai una ecografia si attende, pensate un po', un anno, e anche la prevenzione rallenta. I numeri della sanità: 65.000 infermieri, la carenza di infermieri è pesante.
in ASL e ospedali ne mancano 65.000, 3.000 medici in fuga, circa 1.000 medici l'anno se ne vanno all'estero o passano dal pubblico al privato, chiaramente così indebolendo la sanità pubblica. 6,1% è il rapporto spesa-PIL. Nel 2026 il rapporto raggiungerà livelli inediti. Secondo alcune regioni il valore dovrebbe essere, pensate un po', di 7,5. Bene, passiamo adesso a questo punto a Repubblica Genova. Repubblica Genova che apre chiaramente con notizie importanti per la nostra città. Ecco il titolo: ex Ilva e Ansaldo Energia, la partita dei lavoratori. A Cornigliano, assemblea e protesta per l'incertezza sul futuro dello stabilimento. Nell'azienda di Campi si discute degli annunci alla vigilia dei 75 anni. Basso del PD denuncia, governo ed enti locali non possono più nascondersi. Sono articoli questi curati dai colleghi Nadia Campini e Luigi Pastore. Poi si parla a destra, c'è un'intervista al governatore Toti, incentivi a hotel e bagni che restano ancora aperti. Sì, perché il tempo continua a essere buono, essere molto caldo, anche ieri è stata una giornata di sole con le spiagge della Liguria piene di residenti e di turisti. Quindi, dice Toti, molti stabilimenti stanno chiudendo, come la maggior parte, dal 20 al 30 di settembre chiudono, qualcuno rimane aperto e Toti dice daremo degli incentivi agli hotel e ai bagni che rimarranno aperti in questa prima parte di ottobre che si preannuncia molto molto calda. A centropagina si parla di sport, Port Dolceamaro, Sampdoria in caduta libera, Amarassi vince il Catanzaro, Pirlo sempre più a rischio, la fiducia è a tempo. Ricordiamo che la squadra blucerchiata in neo retrocessa in Serie B, quindi si pensava a un campionato se non da primissime posizioni per i noti avvenimenti che sono successi, si pensava che facesse un campionato comunque dignitoso. Invece è penultima in classifica, virtualmente anche ultima, perché il fanalino di coda Lecco è a due punti, ma deve recuperare tre partite. Quindi Pirlo sempre più a rischio, chi potrebbe arrivare al posto di Pirlo? Questo non lo sappiamo ancora, però come sempre si pensa al collaudato Iachini, che più di una volta è arrivato a salvare baracca e burattini in casa blucerchiata. Il Genoa invece ha fatto una gagliarda partita a Udine, titola il Repubblica, pareggio con rimpianti a Udine, doppio Gudmundsson fa volare il Genoa, ma Maturro rovina tutto con un incredibile autogol di testa in piena zona Cesarini, cioè quando ormai la partita si stava concludendo. Ancora si parla di Revival in basso a destra, è l'ex ministro e presidente della regione Burlando, quella volta che Scoglio mi chiese di rinviare il derby, un articolo di Massimo Calandri a Marcord di tempi che molti ricordano molto molto diciamo belli per quanto riguarda appunto Genoa e Sampdoria i primi anni 90. Seconda pagina si parla di Acciaierie e Ansaldo, a Ponente la protesta scalda i motori. Questa mattina lunedì, assemblea nello stabilimento siderurgico, manifestazione quasi sicura, a Campi i lavoratori dell'azienda elettromeccanica fanno il punto nell'incontro con Fabbri. Energia nucleare e green tech, ora serve un piano industriale vero. Ancora Repubblica Genova, quindi l'ex lavoro.
Via del Campo, 200 persone sedute a tavola. Così si riconquista Via del Campo. Il successo della cena condivisa, organizzata dall'associazione che da 5 anni si batte in solitudine per salvare il degrado, scegliendo una via di partecipazione e inclusione. Questa parte del centro storico. E poi c'è un commento di Luca Borzani che ricorda tante fotografie che dovrebbero stare sulla scrivania del sindaco. Vediamo a questo punto il Secolo di Genova. Lo troviamo, eccolo qui, il Secolo di Genova. Vediamo il quotidiano Il Secolo di Genova come apre quest'oggi. Migranti, le scelte in Liguria. Il ministro Piantelosi, oggi a Ventimiglia, indicherà le linee guida sul CBR e sul controllo della frontiera. Poi, sotto la testata, 3 piccoli titoli, dimezzati i costi delle fughe, accordo Liguria-Emilia sui rimborsi della sanità. A centro alta pagina, Genova fine dei lavori entro il 2024. Il museo di Sant'Agostino riaprirà dopo il restyling. Ancora a destra, una notizia nazionale, Scampia un concerto per 10.000 e boom dei festival rap, successo e numeri da record. Di spalla, destra, vediamo l'Unità Europea vacilla, Slovacchia, Fico vince e gela Kiev, basta armi. Tajani dice l'Europa deve evitare certe spaccature. E poi ancora si parla anche qui della strage in discoteca in Spagna, rogo in discoteca, 13 ragazzi morti, 15 dispersi. E ancora vediamo, il Secolo riprende le parole di Toti, il governatore ligure, promuoveremo la regione in Europa. Turismo d'inverno, premiamo chi tiene aperto. Quindi Toti anche in questo caso ricorda che il turismo non è soltanto estivo per quanto riguarda la città di Genova e la Liguria in generale, ma può avere grande successo anche nella stagione invernale. Apriamo il Secolo. Il responsabile del Viminale incontrerà il sindaco e gli amministratori e poi si sposterà in prefettura Imperia. Controlli straordinari. Scusate. Ventimiglia, il giorno della verità. Oggi arriva il ministro Piantedosi. La città vuole conoscere le azioni del governo per risolvere una situazione da mesi ingestibile. Intanto il sottosegretario all'interno Molteni, presente ieri alla festa della Lega Genova, promette compensazioni. Servono aiuti per il confine ligure come a Lampedusa e a Pozzallo. C'è anche tempo per vedere ciò che dice il ministro Crosetto. Il ministro Crosetto attacca la decisione della Germania di aumentare i controlli alle frontiere. Si blocca l'immigrazione da una parte e se ne agevola il trasporto dall'altra. Sono veramente geniali, chiaramente ce l'ha con Scholz. Ancora il Secolo, vediamo. Sì, si punta anche in questo caso sempre sulla rottura di Bratislava con la vittoria di Robert Fico, che minaccia appunto il sostegno a Kiev. Addirittura il titolo è Terremoto Fico, giocando un po' così sulle parole. L'ex premier filorusso anti-migranti si riprende la Slovacchia e gela Kiev. Basta armi, abbiamo problemi più seri. Nuova spina per l'unità dell'UE. Vediamo ancora magari le pagine sportive, cosa raccontano di Genoa e Sampdoria. Oggi ci sono ampie pagine naturalmente sul Secolo per quanto riguarda
il calcio giovanile. Vediamo se, eccolo qua. 1, 2, 3. Stella Gudmundsson, gol e dribbling, figli della libertà. Effettivamente ha fatto un partitone e cresce di partita in partita. Mister Gilardino mi dà libertà e lui è stato un grande calciatore in un ruolo simile, mi dà consigli su posizioni e movimenti. Quindi, nonostante il pareggio che lascia un po' di amaro in bocca, effettivamente è stata una grande partita per il Grifone, che si trova a 8 punti dopo 6 gare giocate e, diciamo, meritatamente forse poteva, con un po' più di fortuna e accortezza, avere anche più punti. Vedete il titolone su 2 pagine: Grifone, sorrisi e rimpianti, mentre va proprio male per la Sampdoria, che sprofonda in classifica. Anche il Catanzaro passa al Ferraris. Doria penultimo, Pirlo per ora è confermato, ma oggi lunedì ci sarà un nuovo vertice. Alla finestra ci sono Inzaghi e l'eterno Iachini, chiamato sempre sulla panchina della Sampdoria quando ci sono dei problemi. Ancora parla della difesa del Doria, difesa in affanno, anche ieri subiti 2 gol assolutamente evitabili. E poi le pagelle: il peggiore in campo per il secolo è Ghirardi, si dà anche un 5 a Stankovic e si fa notare come giochi benissimo lontano da Marassi, mentre quando gioca al Ferraris spesso e volentieri commette errori. Poi ancora direi che nelle pagelle non c'è uno sufficiente, tutti 5, 4-5, 5-5. Anche l'allenatore Pirlo si dà un 5. Buono il Catanzaro. C'è l'intervista a Pirlo, che non si nasconde: giochiamo con paura, ma questi ragazzi li difendo sino alla fine. Beh, sono quelle frasi che, diciamo, sono un po'... si dicono spesso in queste situazioni, no? Un po' il problema del pubblico, che invece di aiutare, secondo l'allenatore, magari innervosisce i ragazzi, li carica di troppe responsabilità. Un po' la squadra completamente nuova, un po' la mancanza di rincalzi idonei rispetto agli 11 titolari. Fatto sta che la Sampdoria è in fondo alla classifica, in una situazione veramente drammatica. Bene, direi che possiamo chiudere qui questa rassegna stampa di questa mattina, 2 ottobre 2023. Fra qualche minuto poi partiremo con Dentro la Notizia, con 2 graditi ospiti. La linea può passare alla regia.